100 domande che io non ho mai fatto e non abbiamo letto nessuna delle due domande, abbiamo solo fatto le foto. Quindi non c'è sbirciare in anteprima. Beh, non ci vedono, non ho gli occhiali. Nome: Cristina. Selvaggia. Soprannome: Kiki o Ina o Cri. E Minion, perché sì. Vabbè, ovviamente Minion perché insieme. E poi, vabbè, Selvi, Giaggia. Mio fratello da piccolo Baggia. Mio fratello da piccola, vabbè, l'ho ribattezzato. E poi Wild dalle superiori. Numero di candeline sull'ultima torta di compleanno: 23. Me too. 23. Che se non sembra. Data in cui spengi quelle candeline: 17 febbraio. 13 novembre. Segni particolari. Oddio, segni particolari. Sulla carta d'identità non c'è niente, per esempio. Segni particolari ci sono i trattini. Ma penso di essere un segno particolare io proprio. Io invece ho tipo varie cicatrici di brio, ovviamente. Sparse. Altezza: poca. Bassezza al massimo. Sono alta al contrario. È 1,57, ma sulla carta d'identità 1,56. Grazie, papà. Io 1,60 sulla carta d'identità, dai, autostima, 1,58 nella realtà. Sempre più alta di me, in ogni caso. Vai. Colore degli occhi: nocciola. Guardali perché non lo so. Nocciola verde. Colore dei capelli: rossi. Castani. Con... ce n'è ancora le mesh blu? Da qualche parte, non lo so. Da qualche parte? Sì. Sì, un po' ci stanno. Le mezze violacee, però vabbè. C'erano. Sarebbero da rifare, ma vediamo se gli va. Pure un po' di ricrescita. Poi, numero di scarpe: dal 36 al 39. È vero. Di ballerine 36, scarpe da ginnastica 38. Piede allungabile. Sì. Sì, si modella. E invece di tacchi 37. 37-38, sono una comune tipa che varia da due numeri. Poi. Dai numeri? Da due numeri. Ah, ho occhiali rotti, però sì. Sì. Hai piercing? No, però ne vorrei fare uno sull'ombelico. Io ne avevo uno al naso, ma l'ho fatto chiudere perché dovevo lavorare e non lo potevo tenere. Avevo qui sull'orecchio, però mi si è chiuso con l'orecchino dentro e quando lo sono andata a togliere mi ha fatto malissimo, si è portato via tutto un schifo, splatter. E quindi l'ho tolto e basta, penso che la mia esperienza con i piercing finisca qua. Meglio così. Sì, sta sbloccando il telefono perché si è autobloccato. Siamo troppo logor... Ah! Manco mi ricordo più la password. Tatuaggi. No, però l'altro giorno ne stavo cercando uno da fare. Vorrei farmi tipo un'ancora con tipo dei fiori intorcigliati attorno, tipo che io sono la mia ancora per me stessa. Oh, wow. Oppure una farfalla in 3D qua. Ho varie idee, tipo anche in fondo alla schiena e anche sulla spalla dietro. Vabbè, un po' di cose. Si tapperà. Io ne ho uno qui e nessuno lo sa. Che non so neanche. Uno qui, ma non stanno vedendo, però. Sulla caviglia. Si vede, ce l'ho qui, sotto il malleolo praticamente. Okay. Solo che quando l'ho fatto è una stella gialla. E non davvero? Non l'ho mai vista. Vedi, non si vede. Prima è rimasto solo il contorno. Col fatto che l'ho fatta gialla, mi si è un po'. No, scolorita. Mi si è decisamente scolorita, anche se l'ho ribattuta un'altra volta. L'ho ribattuta sopra di arancione per cercare di dargli un po' no. di colore. Era troppo. Blu scuro. Ho brutta esperienza anche col blu perché poi ho un altro tatuaggio qui sulle cose. Non vedo le? Sì. E non si vede sotto il seno? Prende sotto l'ascella. No, più giù dell'ascella. Più giù. E anche lì ho avuto problemi. Proprio io ho problemi con i colori. Nel senso, lì ho qui ho una crepa con una stella cadente. Davvero? Sì, poi dopo te lo faccio vedere. Solo che si è sdiadita tutta quanta la scia blu, l'avevo fatto blu, la stella aveva fatto tutto lo sfondo blu con la stella al centro dal bianco e il giallo perché volevo metterci il derma a fare la stella, proprio al posto della stella volevo mettere il derma. Cos'è?
Il derma è praticamente una sorta di piercing che si impianta sotto pelle e fuoriesce solo il brillantino. Solo che fa. Ah, ho capito! Beh, poteva arrivarci, sai, dalla parola latina. Derma è pelle? Sì. E adesso devo andare a prenotare il prossimo, che lo faccio sull'anca. Non vedo, no. Sempre che non vedo. E lo so, per me è sull'anca. Sull'anca. Aia. E quello e un altro me lo sono disegnata, ma devo ancora decidere dove farlo. Animali domestici. Sta di là uno, Brio lo sapete, lo conoscete. Farò presto un... voglio fare il mio amico peloso. Se sta buono e si fa vedere. Io sì, ne ho uno mio, un cane nero di 5 bellissimo. Anni, si chiama Ras. E poi ne ho un altro che è un chihuahua a pelo lungo. Ras è un meticcio, l'incrocio tra un pastore belga e un maremmano, completamente nero con gli occhi gialli. E poi ho un chihuahua a pelo lungo che però sta a casa del mio ragazzo e si chiama Gigio, che ieri ha fatto 2 anni. Oddio, non lo sapevo! È piccolissimo! Non so niente. Ti piace il tuo lavoro? Il tuo l'hanno scritto male. Il mio lavoro, che diciamo che per adesso è YouTube, quindi sì, tantissimo. Adesso diciamo che sono in pausa di riflessione, quindi non c'è quindi risposta per ora. No, niente risposta. Ti sei mai ubriacato? Sì, alle medie, con un analcolico. Ero rossa, paonazza, ero sbarellata. Sì, alle medie. Sì, diverse volte, e non lo fate perché è una cosa bruttissima. E ti sei mai innamorata? Sì. Sorvoliamo. Hai già amato qualcuno al punto di piangere? Sì, ogni giorno piange, ovvio. Abbastanza. E hai mai avuto incidenti in macchina? No. Ok, è la tua risposta definitiva? Sì, tu? Io ne ho avuti, ne ho fatti. Sono un pericolo pubblico. Ma incidenti in macchina che vuol dire? Cioè, proprio che t'hanno preso? Perché se no c'è quell'episodio che tipo avevo tipo 10 anni e mia sorella, che era adolescente, di notte alle 2 mi ha detto: usciamo, andiamo a Roma, e ha graffiato la macchina di mio padre mentre usciva dal garage. E lui la mattina dopo, non vi dico che ha fatto, però vabbè. E io il più recente avevo preso la smart del mio ragazzo, di Giuliano, e lo so. E praticamente stavo andando a prenderlo al lavoro, solo che non so, avevo avuto una sorta di mancamento, non stavo benissimo, e c'era una signora ferma all'incrocio con una 500 bianca. Io non l'ho vista, mi è scivolato il piede dal freno e le sono entrata dentro. Però non ci siamo fatte niente, anche la macchina non si è fatta tantissimi danni. Sei ribloccato? Sì. Poi, allora, hai mai avuto incidenti in moto? No, io no, i miei amici sì. No, moto no. Non prendete la moto, per favore. Spot pubblico. Ascoltate mamma. Vino rosso o vino bianco? Nessuno dei due. Rosso. Coca-Cola o Pepsi? Nessuna dei due. Coca-Cola. Lemon soda o aranzoda? Nessuna dei due. Lemon soda. Sapete che non bevo niente. Caffè normale o macchiato? Macchiato. Macchiato. Schiumato più che macchiato. Cappuccino. Olè. Zuccherato o amaro? Zuccherato. Zucchero normale o zucchero di canna? È uguale. Di canna, fa meno male. Grazie. Coperta o piumone? Piumone. In due. No, la coperta con le maniche. Non l'ho mai provata. Io l'ho comprata un paio di mesetti fa, è bellissima. Cioè, dove l'hai presa? Da Panorama. Mi metto sul divano con la mia coperta con le maniche, posso fare qualsiasi cosa, stare al telefono, cambiare col telecomando, e non devo tirare fuori le braccia. Ecco, la voglio now. Lasciare o essere lasciati? Io per il mio carattere non avrei il coraggio di lasciare, quindi essere lasciata, penso. No, io invece ce l'avrei il coraggio. Sì. Colore dei calzini. In questo momento tu ne hai uno diverso dall'altro. Io per fortuna ce li ho bianchi. Dovete sapere che io quando compro i calzini ne compro tipo 5 paia, ma tutti uguali.
così non mi posso sbagliare. Io invece ho avuto un piccolo incidente prima mentre mi vestivo. Ecco. E praticamente ne ho uno bianco. Olè. Bianco con i cuoricini. Bene. Perché mia mamma si rifiuta di metterli. Cioè, io ce l'ho uguale. Sì, sì. Di quando li lava, dice: io non ce la faccio più, tu lasci tutti i calzini sparsi per il mondo e quindi te li becchi come vengono. Numero preferito: 16. 13. Devo cambiare foto. Mi piacciono i numeri pari, non so perché. Boh. Film preferito: io sono una filmomane. Quindi, oddio. Vabbè, in generale gli horror splatter americani, però uno solo. Oddio, quasi vanno sui. Cioè, rischio di essere banale dicendo Titanic, bla bla bla. Se la leggevo prima magari. Vabbè, al momento la serie televisiva Sherlock Holmes. Che non è un film, però vabbè. Dura un'ora e mezza, quindi dai, una specie di film. Oddio, io non lo so, sapete, cioè io. Cioè, mi piacciono film da, per dire, burlesque. A. Che ne so. Tutti quelli della Marvel. Mamma mia. E. Boh, veramente, anche Star Trek Into the Darkness mi piace. Troppi, troppi. Il Cavaliere Oscuro. Vabbè, ma questi sono i recenti, capito? Beh, dei vecchi. Dei vecchi io, cioè, vado sul. Colazione da Tiffany. Con Audrey Hepburn. Bella. Penso. Non lo so. Penso. Vabbè, quello. Citazione preferita. Adesso, appunto, avendo visto Sherlock Holmes, l'ho vista anche prima le citazioni. Una potrebbe essere. Ma è stoppato? No, sto registrando, ma tanto poi. Forse penso quella dello sponsor della Nike. Lo so, è bruttissimo. Quella. If you can dream it, do it. You can do it. Una cosa del genere. Se lo puoi sognare, puoi farlo. Più o meno. No, così tu se le risposte. Questa non lo mettere. Quindi quella che fa Anderson, stai zitto, abbassi il quoziente intellettivo di tutto il quartiere. Oppure quella che fa, praticamente ci sta Sherlock e uno c'ha il silenzio e fa silenzio. E lui fa: ma non sto dicendo niente, stai pensando. È irritante. Ok. Computer o PlayStation? Mai avuta la PlayStation? Anzi no, ce l'ho avuta, però computer, ce l'ho due. PlayStation, tutta la vita. Dark Souls, Assassin's Creed. Perché stai svelando gli arcani? Mi piacciono. Giorno della settimana preferito? Quello in cui non ho da fare. Giovedì, perché sono nata di giovedì e quindi mi piace il giovedì. Poi, io giovedì l'ho sempre associato a due ore di latino che avevo con la professoressa. Mio Dio, lo odio. Canzone preferita attuale? Attuale. E il bello è che ieri ti ho detto, mi sono fissata con M2O e Gigi D'Agostino del 2006, mi sono risentita tutte le cose. Attuale. Cavolo. Oddio, i Chandelier di Sia, che ne so. Quella che abbiamo sentito l'altro giorno dentro al centro commerciale, quella che fa dentro al negozio, quella che fa. Aspetta, il titolo è tipo Am I wrong? Brum brum. Programma televisivo preferito. Oddio, io la TV non la vedo veramente da tipo. Sta sempre spenta. Non lo so, ma io ci guardo solo i film principalmente. A parte adesso ero andata in fissa con Sì che Vales. Vabbè, programma televisivo non del momento, quindi io direi mai dire. Mai dire. Tutti mai dire. Tutti mai dire. Già la Colorado. Sì. Telefilm preferito? The Big Bang Theory e Sherlock Holmes. Allora. Si è capito che mi piace. Once Upon a Time. The Big Bang Theory. I Met Your Mother. Io ogni volta che vedo sul programma di aggiornamento di streaming che mettono una nuova puntata in italiano che vanno avanti, mi dispiace per le persone che lo vedono perché poi il finale. Cioè, vanno sempre più vicino alla fine, no? Quindi dico. Ma mannaggia, mi dispiace. Perché tu l'hai già vista tutta? Cioè. Tu? No. Bene. Cartone preferito?
Dragon Ball. Oddio. Allora. Oddio, Dragon Ball, poi quelli di Super 3. Rossana. Quello pensavo, se guardiamo quelli di Italia 1 di quando eravamo piccoli, pure Sailor Moon. Sì, che Dragon Ball. Anche... Dai, davvero? In Giappone con una grafica diversa, la storia è uguale. Ah, però boh. Se no, per esempio di quelli della Walt Disney, il mio preferito è La Bella e la Bestia. Biancaneve. No, c'avevo paura della strega. Oh. Non lo riuscivo a guardare. A mamma gli facevo andare avanti. Quello è Bambi quando moriva la mamma. Hai mai nuotato nudo? Io no. Mi pare di sì. Cocktail preferito? No. Long Island. Sogno o sondesto? Sogno, risposta per tutte e due. Decisamente sì. Sport praticati? Vado un attimo di là e poi ritorno perché c'ha la lista. 8 anni di nuoto, poi qua davanti casa tennis, tiro con l'arco, pallavolo, calcetto femminile, tennis, ping pong e palestra. Tanto è vecchio. Palestra poi, e cicletta, bicicletta, non lo so, mi piace. Io invece ho fatto, allora, danza classica, danza moderna, danza contemporanea e flamenco, tutto racchiuso insieme, perché andavo a una scuola che dovevamo avere una formazione completa. Poi ho fatto pattinaggio, poi ho fatto nuoto, pallavolo a scuola. Mi sembra basta. Sport preferito da vedere dal vivo. Ah, dal vivo? Mm-hmm. Forse il calcio, non so, è un po'. Però seguo la Roma. Oddio, sai che non lo so. Io dal vivo ho visto il tennis, cioè ho visto tutti quelli che ho fatto. Mi piace nuoto dal vivo, sì. Pasta o pizza? Pizza. Come dividi da qui a 10 anni?